Buongiorno a tutti, siamo a Villanova de Milfontes, ieri mi sono dimenticato di dirlo. Siamo praticamente tra Sagres e Valencia, quindi sempre più vicini alla capitale del Portogallo. Come avete visto dalla vista, non è nulla di che, sono in un parcheggio. Tra l'altro questa mattina sono stati anche dei ragazzi con la musica alta, quindi non è stato proprio facilissimo dormire. Come sempre, mentre preparo la colazione, controllo a quanto stanno le batterie. E anche qui stiamo andando da paura. Sto ricaricando a 6 A. Quindi, essendo ieri sera al 71, praticamente ho già recuperato tutta l'energia persa durante la notte. Quindi, se continuiamo di questo passo, avrò molta autonomia. Anzi, con la scusa, capirò anche quanto tempo posso stare. Essendo comunque tantissime le variabili, cioè il sole, la direzione, le nuvole, i miei consumi. Quindi vediamo qui quanto riuscirò a stare prima di dover andare via. Faccio colazione al volo e intanto comincio a lavorare. Ed eccoci qua, turno di lavoro finito, scusate se sono senza maglietta ma fa veramente caldo qui. Ho anche acceso di nuovo l'inverter con il monitor perché sembra che sto ricaricando veramente bene. Quindi vorrei capire con tutto attaccato quanto tempo ho, perché questo qui mi consuma veramente tanto, questo lo abbiamo capito. Anzi, vi lascio qui sopra il link del video dove ho avuto veramente tanti problemi con l'elettricità fino ad arrivare completamente con le batterie scariche e dover accendere il motore. È ora di pranzo, mi faccio un po' di pasta che sto morendo di fame e poi sto aspettando il messaggio del ragazzo che mi faccia sapere a che ora e dove andare per l'appuntamento per il surf. Mi ha anche scritto il ragazzo, l'appuntamento è alle 5 e purtroppo non è qui vicino, quindi dovrò spostarmi col van, sono circa 20 minuti. È vicino alla spiaggia, ora la speranza è che lì magari si trova un posto per dormire, anche se le speranze sono veramente poche. Ad ogni modo un'altra cosa importante è mi serve un bancomat, devo prelevare perché non ho più soldi contanti e questo è un problema perché quel ragazzo devo pagarlo in contanti. Ora quindi mangio al volo e mi sbrigo perché tra l'altro sono le 2:30 e non ho tantissimo tempo. Ho finito di mangiare, ora sistemo al volo e lo van, così mi sposto verso la spiaggia perché non voglio fare tardi e soprattutto stavolta voglio essere preparato con l'attrezzatura video per entrare in acqua con la GoPro. Poi stasera do una bella lavata perché tanto comunque mi faccio anche la doccia. Ok, giriamo anche il sedile. Il cielo purtroppo non è dei migliori. Anzi, cioè, sono parecchie nuvole, però sicuramente fa più caldo dell'ultima volta che ho fatto surf, quindi va bene così. Prendiamo. E ora andiamo a cercare questo banco, sicuramente ci deve essere un banco, per forza. Eccoci arrivati. Prendo la carta. Allora, intanto vi spiego un po' di cose. Io per viaggiare uso questa carta, si chiama Revolut e praticamente la utilizzo perché mi permette, come adesso, di ritirare i soldi gratuitamente senza commissioni. Inoltre è molto molto sicura. Eccoci arrivati, sto un po' in anticipo quindi intanto lavoro un po' al PC. Purtroppo come vedete dalla mia faccia delusa è scritto il ragazzo dicendo che le onde non ci sono più e che non ci sono le condizioni per surfare.
Ci saranno forse lunedì e martedì. Oggi è sabato, l'ho scoperto grazie a questa cosa, quindi dovrei aspettare ormai questa sera e tutto domani e surfare poi lunedì. Lunedì sono anche di riposo, mi dispiace un pochino, però non decido io le condizioni del mare. Ne approfitto, dato che sono in spiaggia, per andare a correre e fare un po' di sport, perché ho tantissimo mal di schiena perché sto troppo tempo seduto. Con tutto che ho tanto da fare, mi sforzo, mi alzo e faccio qualcosa. Quindi ora mi cambio, mi metto i pantaloncini e andiamo a correre. Pantaloncini messi, ora mi metto le cuffiette, chiudo tutto e andiamo. È tantissimo che non corro, quindi non penso neanche di avere più il fiato, però appunto per questo devo ricominciare. Per sicurezza chiudo anche questi in modo tale che dentro non si veda e magari se c'è qualche malintenzionato pensa che c'è qualcuno dentro. Questa naturalmente è una mia teoria, non so se funzioni. Purtroppo il tempo, come vedete, è brutto. Domani infatti ci sarà un temporale e le onde sono troppo grandi per me, quindi per questo non riesco a surfare. Allenamento finito, nel frattempo mi avvicino al van e poi come sempre mi metto a lavorare sui video. Praticamente passo le giornate a editare. Tra quello, lo studio e il lavoro ho veramente poco tempo, però è una cosa buona perché se non ho niente da fare divento matto. Eccoci nel van, ora metto a scaldare l'acqua. Questo è il pannello di controllo dove controllo sia temperatura dell'acqua che riscaldamenti. La metto in modalità eco e metto mix tra energia e gasolio, perché se non spendo troppo di gasolio e col fatto che ad oggi ho più elettricità che gasolio va bene così. Come vi ho promesso ieri, vi faccio vedere anche come il bagno e come funziona la doccia, perché anche lì ci sono dei trucchi. Poi do una lavata per terra al van perché è arrivato il momento. Anche se non è sporchissimo, perché l'ho fatto 3 giorni fa. Innanzitutto facciamo il tour del bagno, anche se è molto piccolo, perché mi sono ricordato che voi il bagno non l'avete mai visto. Questo è il bagno, cominciamo da qui. Questo è il water, molto semplice. Praticamente da quella leva lì, aprendola, hai accesso alla cassetta. Con questo pulsante, vedete, esce l'acqua. Doccia. Questo me lo sono fatto montare l'aspiratore perché il tetto a soffietto, il letto sopra, non c'era prima. Infatti se vedete qui c'era la finestra, quindi non essendoci sbocchi d'aria mi hanno messo un aspiratore. Questo è lo specchio, qui ho il lavandino è a scomparsa, vi dico già che non lo uso mai. Questo si tira giù, si prende la doccetta e si mette qui. Non lo uso mai perché per lavarmi le mani e i denti uso quello della cucina. Qui lo uso soltanto per fare la barba, perché ho lo specchio davanti. Poi qui ho carta igienica, prodotti per pulire il bagno, naturalmente le cose per farmi la doccia, il deodorante. E qui ho tutti gli accessori per la barba, i lenti a contatto e quant'altro. Come vedete il bagno è molto piccolo e quando devi farti la doccia chiudi e stai all'interno. Il pezzo forte del bagno è anche la cassa per la musica. E ora è arrivato il momento di lavarsi. Ok, andiamo le batterie. 85, non male. La cosa brutta delle docce in van è uno che non è l'asciugacapelli,
due forse, come avrete visto dal timelapse, non puoi stare con la doccia aperta, cioè ti insaponi, sciacqui, preghi la metà della metà della metà di quello che consumavo a casa, perché magari lì sai il caldo e tutto quanto, invece qui non c'è, e ti abitui a risparmiare, perché se ti fai le docce come quelle a casa l'acqua ti dura due giorni. E niente, ora mi vesto e non lo so, perché non ho programmi. E ecco la mia cena. Come sempre mi metto a lavorare al computer. Capite quanto tempo passo purtroppo al computer. Per questo vi dicevo che non è facile stare dietro ai video, perché ad esempio ora devo montare questo video e quelli scorsi. Infatti faccio uscire i video ogni due giorni, altrimenti è impossibile per me, calcolando che comunque faccio già 8 o 9 ore di lavoro al giorno. Ci sta, però alla fine non ho altro da fare e mi piace, lo faccio volentieri. E questo forse credo si veda. Ora mangio e vado a dormire, che domani è l'ultimo turno di mattina. Quindi buonanotte a tutti e a domani.